Amici sportivi, buonasera dal Pallabasket. Nando Di Leo, appena finita la partita della Serie C maschile di basket con la Castellana Udas, che ha vinto con il punteggio di 79 a 72 contro l'Atletica Castellana, una partita pesantemente condizionata dalle decisioni arbitrali, ma la squadra ha reagito con la testa, con il cuore e con la grinta. Il trascinatore dell'ultimo quarto è stato l'argentino Sebas Ospiales. Seba, non è stata certamente una bella partita, almeno nella prima parte, però nella seconda avete dimostrato veramente tanta grinta e avete portato a casa questo successo difficilissimo. Sì, sì, sì. Prima di tutto degli arbitri non vogliamo parlare. Noi non abbiamo fatto una bella partita, che diciamo, però sì, è vero, una partita brutta da giocare. Sapevamo che loro erano una buona squadra, no? Una squadra tosta. E poi per fortuna negli ultimi minuti dell'ultimo quarto abbiamo giocato bene, abbiamo difeso forte, recuperato due o tre palle e così portare questa vittoria a casa. Dall'altro poi proprio nell'ultimo quarto, negli ultimi quattro minuti, siete riusciti per davvero a rimettere in sesto una situazione che sembrava compromessa. Sì, 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 e nell'ultimo quarto sappiamo chi deve tenere la palla, no? Abbiamo dei giocatori con l'esperienza, no? di giocare queste partite. Però come ti ho detto, era una partita molto difficile che per fortuna l'abbiamo vinto, che questo è l'importante. Già da domani pensare alla prossima domenica, alla prossima trasferta. Una trasferta che comunque si preannuncia difficile, ma comunque è stato bello anche il pubblico che vi ha sostenuto in maniera incredibile. Sì, sì, il pubblico come al solito, dall'anno scorso e quest'anno non si è visto niente come questa tifoseria, e la gente si diverte ballando in tribuna e guardandoci giocare, no? Però beh, questo è buono, fa bene a Cerignola, e fa bene alla società e noi che continuiamo a vincere per andare avanti e raggiungere l'obiettivo, no? Grazie Seba. Ancora ben trovati, siamo qui con due ospiti, Antonella Sarzano, il patron della Castellano, che ringraziamo ancora una volta per la sua cortesia. Allora, Antonella, tu sei venuta qui per la prima volta, che sensazioni hai provato in questa partita che abbiamo appena visto? Sensazioni di grande entusiasmo, una bella partita, sofferta, degli splendidi ragazzi che hanno giocato e non hanno perso nessuna occasione per portare a casa questa vittoria, e devo dire che è uno sport sano, bello, un ambiente davvero dove portare i bambini per far passare una domenica serena e all'insegna soprattutto dello sport. Questo è bello. Senta signor Castellano, oggi veramente è stato un pathos fino a 30 secondi dalla fine questa volta. Abbiamo sofferto, però ce l'abbiamo fatta. Quello è l'unico scopo di vincere la partita, anche sofferendo, però. Primi in classifica. Primi in classifica solitaria a questo punto. Prima in classifica, insomma. Dobbiamo sempre sperare di fare di meglio, è tutto qui. Anche soffrendo, come stasera. Perché portiamo il pari a casa. Questo indubbiamente. Grazie. Allora ribadiamo il risultato finale qui dalla Pallabasket Nando Di Leo. La Castellana Udas ha vinto per 79 a 72 contro l'Atletica Castellana. Mimmo Siena, la notizia web.it, Pallabasket Nando Di Leo.